noi siamo i due bomber freestyle. Video molto interessante perché andiamo a vedere tre semplici skill da imparare con un attaccante che punta un difensore in fase di copertura. Attenzione, proprio quest'oggi avremo il nostro piccolo Omar. Pronto? Ciao ragazzi. Sei pronto? Prontissimo. E allora andiamo a vedere questo skill. Vamos! Efficace da andare a eseguire direttamente in fase di attacco per difendere il pallone e successivamente far salire anche la propria squadra. Allora, una volta che il nostro centrocampista, difensore o in quel caso lì anche il nostro portiere ci va a passare il pallone, la prima cosa che noi dovremo andare subito a fare è tenere lontano il nostro difensore direttamente dal pallone. Come possiamo farlo? Beh, Bombers, questo è molto semplice. Andiamo ad allargare leggermente il braccio e teniamo al limite del regolamento il difensore lontano. Successivamente, con molta furbizia, dovremo andare a portare il nostro braccio alle spalle del difensore. In questo modo perché? Perché io scendo tranquillamente ad eseguire un piccolo spostamento verso destra, riusciremo ad aprirci uno spiraglio verso sinistra. Se invece dovremo andare a spostare il nostro difensore verso sinistra, riusciremo ad avere uno spiraglio libero verso la nostra destra. In questo caso qui, con una piccola rullata, riusciremo a superare il nostro difensore. Passando alla seconda skill, efficace in fase di attacco per poter difendere il pallone ma nello stesso tempo poter saltare il difensore che ci attacca, è molto semplice ragazzi. Una volta ricevuto direttamente il pallone, noi andremo a eseguire un movimento di corpo per poi successivamente eseguire un chop in lancio dalla parte opposta del nostro difensore. Ovviamente detta così sembra difficile, ma andiamo a vedere un po' più nel dettaglio direttamente la skill. Allora, prima che Zapinio riceve palla, ovviamente tiene sempre lontano il nostro difensore. Una volta passata, vediamo il movimento di corpo, il chop ad andare nella parte opposta di dove ovviamente il difensore è stato lanciato e poi successivamente andare via. Andiamo a vederla. Allora, palla passata, movimento di corpo, chop e via. Una domanda viene effettuata in maniera molto scontata. Omar, hai capito il movimento? E allora andiamo a vedere. Il nostro piccolo Omar ormai ha appreso questo tipo di skill, ma sarà efficace con Zapinio che si impegna al 100%? Vediamo un po' di tentativi. Primo tentativo. Vai! Oh! Very good! Secondo tentativo. Vai! Sì! Sì! Anche se è rimasto lì direttamente Zapinio, la skill è riuscita al 100%. Ultima prova. Zapinio, 300%. Non ti deve saltare. Vai! Tiro da dimenticare, ma la skill is very good. Vieni Omar. Beh, Omar, che cosa pensi di questa skill? Boh, è efficace, che si può usare in partita. Ottimo. Andiamo alla prossima? Andiamo. Vamos! La terza skill non è nient'altro che una finta di corpo con un, come un doppio passo, e successivamente con lo stesso piede andiamo a toccare con l'esterno del piede e portiamo via il pallone assieme al difensore. Ma andiamo a vederla nel dettaglio. Il buon Zapinio è già pronto. Sei pronto, Zap? Palla. Allora ragazzi, stop col piede, successivamente facciamo il mezzo passo di corpo e con lo stesso piede chiudiamo con l'esterno per andare in maniera esterna. Ma andiamo a rivederla. Vai. Palla, stop col piede, rullata, esterno e via. Con questa ragazzi riusciremo tranquillamente in fase di attacco a ricevere il pallone e magari al posto di andare a ricercare un normalissimo fallo
possiamo tranquillamente eseguire la skill e successivamente recarci e portarci direttamente verso la zona go. Ma il nostro piccolo Omar riuscirà a saltare il zapigno con questa skill? Beh, l'ha provata un paio di volte e devo dire che gli è uscita davvero molto bene. Ma vediamo adesso. Omar, vai, stop, buonissimo. Oh, ha provato il cambio direzione, che è una variante, può essere assolutamente utilizzata, ma in questo caso non ha funzionato. 3, 2, 1, vai, stop, rullata, via. In questo caso qua il piccolo Omar utilizza la sua grandissima velocità, però la skill è effettivamente riuscita. Aumentiamo la difficoltà andando a vedere Zapigno veramente ed effettivamente che si impegna al 100%. Omar, sei pronto? Vai! In questo caso qua sono le occasioni che possono succedere in partita e un tunnel potrebbe arrecare un successivo tackle da parte del nostro difensore. Stiamo molto attenti, Bombers! Ci rimane che mettere in atto queste skill in campo e vedere se funzionano. Funzionano, Omar? Secondo me sì. E allora andiamo a vederlo sicuramente anche nel prossimo questo video tutorial. Raggiungiamo i like, commenta qua sotto se il piccolo Omar è riuscito a saltare o meno Zapigno. E mi raccomando, qua sotto ti iscrivi al nostro canale, la trele destro, altri due video. E sotto in descrizione trovi tutti i social del nostro piccolo Omar. Grazie. Molto bene, molto bene. Ciao, Bombers!